Vediamo un'altra novità introdotta all'interno del flusso di lavoro Lumetri Color di Premiere Pro. La novità riguarda la gestione delle LUT di input e delle LUT creative. È stata inserita a grande richiesta una funzione che permette di precaricare le proprie LUT all'interno di cartelle predefinite di Premiere Pro in modo da poterle ritrovare ogni volta all'interno dei menu a tendina relativi senza doverle caricare ogni volta che servono. Ma vediamo in dettaglio di cosa si tratta. Partiamo da una sequenza con una clip girata con un profilo C-Log e supponiamo di volerla convertire in Rec 709. Fino ad ora cosa abbiamo sempre fatto? Siamo andati su Lumetri Color, abbiamo aperto la sezione correzione di base e abbiamo caricato la nostra LUT di conversione da C-Log a Rec 709. Quindi andiamo su Sfoglia, andiamo a trovare la nostra LUT di conversione. In questo caso supponiamo che sia una C-Log 3, prendiamo quella relativa, la apriamo ed ecco fatto la conversione. Vediamo il prima e dopo, prima della conversione e dopo la conversione in Rec 709. Quindi il problema fino ad ora qual è stato? È stato quello di dover trovare all'interno della nostra macchina tutte le volte la LUT e caricarla ogni volta all'interno di Lumetri Color. Ora possiamo caricare le nostre LUT sia di conversione che di grading all'interno di cartelle predefinite di Premiere Pro in modo da ritrovarle ogni volta senza doverle andare a cercare all'interno della nostra macchina e caricarle. Per poter precaricare le nostre LUT all'interno di Premiere Pro e renderle disponibili a tutti gli utenti connessi alla nostra macchina, andiamo nella cartella evidenziata in sovraimpressione e andiamo a creare una cartella aggiuntiva chiamata LUT S. All'interno di LUT S creiamo altre due cartelle, una chiamata Technical e l'altra chiamata Creative. Questo indipendentemente se abbiamo la versione italiana o la versione in inglese del software. Benissimo, allora in questo caso noi dobbiamo andare a caricare la nostra LUT di conversione. Per la LUT di conversione andiamo a cliccare all'interno della sezione Technical. Quindi apriamo la cartella Technical e incolliamo la nostra LUT di conversione. Allo stesso modo, se vogliamo caricare le nostre LUT su Premiere Pro e rendere disponibili unicamente all'utente attualmente connesso, andiamo nella cartella evidenziata in sovraimpressione, creiamo una cartella LUT S e analogamente a quanto visto in precedenza andiamo a creare le due sottocartelle Creative e Technical. All'interno di Technical andiamo a inserire la nostra LUT di conversione. Se vogliamo ora invece precaricare una LUT creativa, quindi una LUT di grading, andiamo nella sezione Creative e incolliamo la nostra LUT creativa. Chiudiamo e riapriamo Adobe Premiere in modo tale da precaricare le LUT all'apertura di Premiere. Andiamo nella sezione correzione di base, apriamo il menu a tendina e vediamo che ci troviamo proprio la nostra LUT di conversione dal C-Log 3 a 709. Ci clicchiamo sopra ed ecco che la conversione è fatta. Ora, se vogliamo applicare anche una LUT creativa alla nostra clip, chiudiamo la sezione correzione di base, andiamo nella sezione creativo, nella parte in alto dove c'è scritto look, andremo ad aprire il menu a tendina e troveremo la nostra LUT creativa che abbiamo inserito precedentemente all'interno della cartella creative. Quindi la apriamo, vediamo che troviamo la nostra LUT creativa, ci clicchiamo sopra e questa viene applicata alla nostra clip. Tutto il flusso di lavoro tramite l'app diventa più veloce, più organizzato e sicuramente molto più personalizzabile.